non farò il suono delle mani. Abbastanza accaldato, quindi non ci riesco. Oggi sarà il terzo video dedicato alla serie, alla challenge Se ti addormenti perdi. Gli altri due video vi li lascio nelle schede per chi se li fosse persi. Quindi il mio intento sarà solo quello di rilassarti e farti dormire. Cominciamo subito con un suono che io amo, che è il suono molto delicato di questa collana. Non sto sentendo quello che sto registrando, quindi spero si senta abbastanza. Io adoro davvero questo suono, non so se possiate vedere bene la collana. Prova a avvicinarmi al microfono. Tu puoi chiudere gli occhi. L'hanno anche abbinata ai puntini sulle mie unghie. Che ho fatto con questo nuovo acquistino. Come si chiama? Coso per fare i puntini sulle unghie. Non c'è scritto in italiano. Vabbè. Ha una confezione stupenda. Con questo ho deciso di provare a fare un nuovo trigger, che sono i puntini sul tuo viso, ok? Quindi poi
sia piaciuto. Ora, ultimo trigger visuale di questo video. Anzi, non è un altro, però sarà anche un po' sonoro. Il pelle sul viso comp. Ho anche un video interamente dedicato a questo trick, è un video abbastanza vecchio, però all'epoca ero ossessionata con questi video. Comp. Assomiglia molto al suono, al trigger del righello, perché sempre qui vicino. Comp. La frangia, mettilo un po' la frangia. Voi? Dimmi cosa ne pensi. Che strano. Non mi sto fra scratching e il suono di questi dischetti di cotone. Non ho la marca preferita di dischetti. Prendo sempre quelli che costano di meno. Negli ultimi minuti di questo video metterò anche il suono della pioggia, vedremo. Io spero vi piacciono le luci qui dietro. Nei bloopers per i 50.000 iscritti vedrete. Ora
sia un po' di tapping. Di sticky fingers e un po' di tapping. Molto bello. Bello vedere queste palline scorrere. Adesso, come al solito, come tradizione di questi tipi di video, farò un countdown da 20 a 0, in cui se non avrai già chiuso gli occhi, li chiuderai sicuramente, perché il pennello non fallisce mai.